Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica e oggi proviamo un rasoio, no, nuovo no, nel senso che è nuovo appena arrivato, ma una testa che conosciamo bene e una marca che conosciamo molto bene. Parliamo del nuovo, noi modelli FATIP, FATIP nobile. Vedete come sono fatti, FATIP nobile. Io ne ho acquistati due. Uno con il manico nobile horn, quindi corno, e uno con il manico black tie, quindi sempre smalto nero, insomma, spero che si veda bene. Allora, sono due rasoi, uno con la testa ovviamente FATIP classico e uno con la testa del FATIP gentile. Cosa dire di questi due rasoi? Innanzitutto che sono costruiti molto bene. La qualità del manico e la resina è sicuramente elevata. I particolari del metallo sono effettivamente molto raffinati. La testa, vedete anche la qualità spero che questa maledetta fotocamera, ecco. La qualità della resina, anche di questo finto corno, no? È molto elevata. In mano sono strumenti pesanti, pesano comunque 70 rotti grammi, se non erro, e a differenza, ad esempio, del FATIP, della dimensione del FATIP tradizionale, quello che conosciamo, è importante a livello di differenza di lunghezza. Guardate, questo è un FATIP gentile black chrome. Guardate la differenza tra i due rasoi, di differenza proprio di dimensioni. La testa ovviamente è la stessa, però, FATIP ha fatto un salto di qualità. Le rifiniture sembrano più precise. Quel senso di... Poi secondo me erano anche leggende. Certe volte di posizionamento magari leggermente sfasato dalla lametta, non c'è assolutamente più, se mai ci fosse, ci sia stata, però io devo dire che qua non c'era più dubbio. La sensazione tattile è proprio di un rasoio di grandissima qualità. Vedete anche i particolari del metallo, che è un metallo molto ben rifinito. Lucido, dalla cromatura impeccabile, un FATIP inedito se vogliamo, come ecco, parlavamo di salto di qualità, questo può essere un bene, può essere anche tra virgolette un male, nel senso che FATIP è sempre stato considerato un po' un prodotto molto artigianale, molto imperfetto nella sua perfezione, no? Come l'avevamo definito all'epoca. Questo invece è perfetto, qui sembra avere in mano un Mühle, sembra avere in mano un Edwin Jagger, un rasoio, insomma, di un certo livello, no? A livello qualitativo della perfezione, no? FATIP io lo trovavo superiore addirittura, però era un po' particolare, ecco, diciamo così. Oggi FATIP fa un salto di qualità deciso, così come aveva fatto con il piccolo che... È uscito insieme a questi qua, così nobile, no? Infatti un nobile che richiama anche l'eleganza del modello. Quindi la testa è quella, quindi non si discute, quella è rimasta tale. E, quindi salto di qualità di FATIP. Come lo utilizzeremo oggi? Con delle lamette Gillette Platinum che ho trovato, quindi andiamo subito a montare la lamette sul rasoio. Utilizzerò la tessina gentile perché ho la barba di 2 giorni, vedete, quindi non... Nel caso di utilizzare la resina classica, ecco, anche la scelta di utilizzare l'inglese, no? Nei nomi black tie e horn. Beh, io devo dire che avrei preferito l'italiano, no? Perché l'italiano è una bellissima lingua, secondo me. Si potrebbe chiamare manico elegante oppure corno, però mi rendo conto che noi viviamo in un mondo in cui gli inglesismi stanno diventando sempre più marcati, mi rendo anche conto che FATIP potrebbe avere l'interesse anche di, e questo sarebbe un orgoglio per noi italiani, di
diventare un riferimento anche all'estero. Quindi capisco anche l'esigenza dell'azienda di magari come dire, utilizzare un nome in inglese per poter identificare questi rasoi di grande qualità. Allora, armiamo la nostra lametta, pettine gentile, anche molto preciso il meccanismo di chiusura, è fatto veramente bene, quindi prezzo assolutamente abbordabile, stiamo parlando di una trentina di euro, e quindi siamo a posto, rasoio armato, perfetto, vedete la lametta allineata in maniera impeccabile, spero che si veda, l'allineamento della lametta, solo che purtroppo qua l'autofocus fa un po' quello che vuole lui, però in ogni caso eccola qua, vedete che è assolutamente allineata in tutto e per tutto, non esiste nessun tipo di differenza di allineamento. Ma questo secondo me anche prima, cioè io non ho mai notato particolari differenze. Prima vuol dire come dei precedenti. Quindi io mi sciacquo il viso e poi vi presento anche con cosa utilizzerò questo rasoio oggi. L'acqua arriva calda, piano piano. Non è il caso di fare le prebarba perché parla di due giorni. Pennello Omega Tasso, oggi usiamo un tasso, 6736 col manico Barber Polo. Tasso nero, Best Badger, il mio preferito è il Best Badger perché io ho visto un tasso un po' più rigido, un po' più ottimo comunque, tasso veramente morbido. Sapone andiamo su un prodotto della Razorrock Emperor, quindi ispirato a Napoleone Bonaparte. Questo è stato anche da me prestato per una mostra su Napoleone che si trova da Cherasco e è stato in mostra nella sezione Napoleone Mania, cioè gli oggetti ispirati a Napoleone. Io ho imprestato sia il sapone che l'aftershave, che poi userò, e adesso poi ovviamente mi è tornato indietro e lo utilizzo. Vediamo un po' cosa... pineapple, bergamotto, black pepper, smoke and letter, quindi praticamente ananas, bergamotto, pepe nero e fumo e pelle, insomma un'ottima consistenza, un ottimo sapone. Allora io ne prelevo una quantità corretta, direi così, e la metto sul fondo del lacciotto da Rock di Rocco Contini, che è il nostro ovviamente riferimento ormai da sempre. Insomma, questa ciotola qua credo che abbia passato ogni test. Quindi pennello umido ma non bagnato per il momento, andiamo a piano perché è un tasso, quindi senza spingere tanto, andiamo a montare questo sapone. Ovviamente andremo ad aggiungere dell'acqua, faccio scorrere un po' l'acqua calda. Molto elegante questa fragranza, ricorda alcuni profumi qui necessario per scorrere l'acqua, perché se non rimane calda e il montaggio non sarà soddisfacente. Col tasso, ecco, il consiglio è quello di andarci piano, non spingere quando si monta, mentre col maiale si può tranquillamente esagerare. Ecco qua che sta iniziando a montare molto bene. Facciamo un montaggio un po' più importante, poi ancora un po' d'acqua, ecco, gli arrivo. E direi che ci siamo, no? Direi che... Vedete?
Direi che ci siamo, no? Tasso, quindi movimenti orizzontali e verticali, non circolari. Perché sennò roviniamo il tasso che... Io devo dire che non sono un grande amante del tasso, però ne ho due o tre. Ho questo Omega, ho il Simpson The Colonel. Ho un silver tip che però non uso praticamente mai, però devo dire che a prezzo di giù il maiale è sintetico, eh? Come tipologia, anche se il tasso è il tasso, eh? Vedete che il montaggio è stato buono. E adesso sciacquiamo un attimo le mani e iniziamo la nostra andatura. Fatibi nobile, Horn, Testina Gentile. Come voi sapete è gentile, ma fino a un certo punto, eh? Molto efficace. Ideale per, secondo me, una barba di 2 giorni, anche 3, ma anche 4, 5, questo qua. Taglia tutto. La testa è la stessa del Fatib Classico, ma con l'aggiunta di una barra di sicurezza. Ho già anticipato un po' di pelo obliquo. Così. Tanto per gradire. Ecco, capiamo. Rifiniamo solo qua. Ecco. E il pelo è andato. Devo dire che già così ha già fatto il suo mestiere. Seconda passata. Un sapone bene, ottimo sapone, eh? Profumo delicato, speziato, aromatizzato, non speziato, nel senso proprio aromatico del termine, cioè, però elegante, no? Non quei saponi del profumo pacchiano, no? Ce ne sono in giro, questo è elegante, questo è... Si abbina bene al Fatib Nobile. Andiamo al pelo obliquo.
scorre molto bene. Un po' in slant qua, io lo faccio così. È un po' il mio contropelo qua. A posto. Qui abbiamo pulito per bene, adesso facciamo un contropelo veloce. Saporatura leggera, io il contropelo lo faccio scorrevole. Contropelo scorrevole. E infatti lo diventa proprio. Qui non c'è più niente. Ecco qua. Qua la barba non c'è. Due rifiniture. Direi che ci siamo. Tolti tutto. Che ho fatto. Proprio andiamo a rifinire. A posto. Sciacquiamo il viso con acqua fredda. Salvietta. Tamponiamo, come sempre. Puliamo un attimo le scorie, ma non ci sono tante. Direi che no, andiamo bene. Aftershave, sempre Emperor di Razorrock. Ingredienti sono più o meno gli stessi. Fatto in Italia, ma su commissione di un'azienda canadese, Razorrock. Anche questo è ottimo. Ecco, Razorrock produce, secondo me, degli ottimi saponi, degli ottimi. Commissiona l'azienda che è italiana, degli ottimi prodotti, secondo me. Sono stati molto eleganti, alcuni in particolare che ho. Io ho il Plug Doctor, l'Emperor, Motherfucker. Insomma, sono tutti quanti validi, quindi li consiglio, insomma. Allora, che dire, sciacquo la mano definitivamente e la tua è terminata. Allora, due parole ancora sui FATIP. FATIP nobile horn e nobile black tie, mentre smonto la lametta la metto nel cimitero delle lamette che ormai è un anno e qua c'è un anno di lamette
cadute per la nostra barba. Eccolo qua, via, anche lei. E come, cosa dire di questo rasoio mentre lo lavo? Intanto Fatima ha fatto un salto di qualità, c'è niente da fare. Ha scelto di puntare sulla grande qualità, non che prima non fosse, prima era più artigianale forse, era più, dava più l'idea, ecco, diciamo, di essere un prodotto così, non perfetto ma artigianale. Ecco. Oggi con questi prodotti si colloca su un livello sicuramente superiore. Si colloca su un livello superiore e, ripeto, sembra di tenere in mano un Miele. Sembra di tenere in mano un Edwin Jagger, sembra di tenere in mano un rasoio che non è il Fatih di una volta. Di una volta, poi c'è ancora adesso sul mercato un Fatih normale, classico, il Black Chrome, ci sono, non è che, però sembra di tenere in mano un prodotto di qualità superiore. E questo è un passo avanti. Insieme al piccolo è stato fatto un investimento probabilmente per aumentare l'appeal di un marchio che comunque rappresenta l'unico marchio, almeno uno dei pochi marchi, se non voglio fare delle gaffe, però penso che sia di rasoi italiani di sicurezza. Il prezzo chiaramente è abbordabile, per chi ama Fatip, secondo me questi sono da avere, cioè sono rasoi, anche perché il manico lungo che abbiamo visto essere molto più lungo del Fatip tradizionale, permette anche di tenere il mignolo sotto, insomma, di poterlo utilizzare in maniera diversa e gli conferisce un peso più importante rispetto al Fatip normale. Niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona barba a tutti. Buona domenica.